Fammi andare, eh? Sì, certo, ma ti mancherò un pochettino. Ma Carla, mica la devo fare. Sì, certo, ma mi vestirai, poi mi... Carla, ce l'ho tardi. È un bacino! Carla! Come si uccide una moglie? Ah, ci sono tanti modi, noi ne facciamo circa una moglie, proprio una moglie, ne facciamo nove, e nove casi di mogli uccise e nove casi di mariti uccisi. Sciagliano, che qui questa sera non consiglieremo di uccidere il coniuge a prescindere, dopotutto è sempre un essere umano, il trattamento è riservato alla moglie che supera l'ottavo grado di rompimento della scala del Boll. Vedo che l'interesse è soprattutto sulla tipologia di morte invece che sulla tipologia di moglie o di marito, perché poi la morte, voglio dire, è causata in maniera semplice, una coltellata, una pistolettata, un ferri da calza, un microfono in terra, poi ammazza come te pare. Però la tipologia, perché l'ammazzi, è quello che a noi ci ha interessato, e quindi fa diverse tipologie, e ogni modo di ucciderla poi è adeguato. Per esempio la moglie chiacchierona, se tu la istighi tantissimo a parlare, quella soffoca, quella se muore così. No, questo vestito non ti sta bene, ti ingrato, qui è troppo scollato, questo colore è veramente volgare, ci vedo un po', quando costa 35 euro ti sta benissimo, compra. È uno spettacolo bellissimo, perché insomma, se una moglie vuole liberarsi del marito, noi diamo dei consigli. Anche se un marito, si vuole liberare della moglie, diamo dei belli consigli. Voi recitate insieme a due partner maschili, ma quelle che si cambiano, insomma, più spesso siete proprio voi. Quali sono le difficoltà maggiori di questo spettacolo? Oddio, sono tecniche. Proprio le cose tecniche, proprio velocità di cambi, di parrucche, oggetti. Gli sketch sono molto brevi, quindi cambiarsi, non ci cambiamo solo di vestito, ma di parrucca, di scarpe, occhiali, sì, e togliere, mettere accessori, è molto complicato per quello. La bellezza però sta proprio nel fare tanto personaggi, noi ne facciamo 11 a testa in un'ora e mezza, insomma. Forse dimagrirò, forse. Ma che ce l'avete nel sonno, quello che costa? Io non riesco a capire come aiuta a fornire cine detersiva, però. No, ma senti, ma che senti che ci ho messo io per gusto le piante in castagna? Sì! Sì! Lei è sposato? Io sì, però sono divorziato, quindi già ho risolto in un'altra maniera, diciamo, senza uccidere, ho risolto, insomma. Però poi alla fine dello spettacolo ci sarà proprio un ragionamento che farà Roberto, proprio, anzi una cosa scritta da un avvocato, che dimostrerà che è molto più semplice invece uccidere che divorziare. Sì? Sì, si fa molto prima, si spende di meno e si rischia molto di meno. Essendo due coppie che ci alterniamo, ogni volta presentiamo un personaggio sostanzialmente diverso, spero diverso e divertente. Non è stato semplice prepararlo, soprattutto perché in una commedia ci stanno 4, 5, 10 personaggi, li prepari e poi te li porti appresso tutto il tempo. Invece in questa, ogni sketch che dura 4-5 minuti ricominci da capo, e ogni volta è un personaggio nuovo che deve avere, sono magari un pochino sulle righe tutte quante, proprio per questo motivo, perché in pochissimo tempo devono raggiungere immediatamente l'umore, il climax, e quindi arrivare al pubblico, alla risata. Tu cerchi di fare indifferente, ma vedere che sta morendo dalla voglia di sapere con chi ho l'appuntamento. Va bene, con chi ce l'ha questo appuntamento? E perché non lo vedi? Eh? Ma che niente, adesso uno non è più padrone di uscire con chi gli pare! Ma se sei sempre stato il padrone! E voi state prendendo tutto, dimmi sempre di tutto! Ma quando mai? Vabbè, vabbè, visto che insisti così tanto, te lo dico, va bene? Va bene. Con una donna, contenta? Sì, contenta, ciao! Continuiamo con queste frecciatine. Noi invitiamo tutti gli spettatori che vedranno questa trasmissione, che vedranno i nostri manifesti in giro, a vedere questo spettacolo fino al 30 marzo. Spettacolo, che spettacolo, ciao. Come ammazzare il marito e la moglie, perché come ammazzare il marito senza tanti, perché io venite, dico così, numerosi. Magari adesso non vi serve, ma può servire un consiglio, insomma, io... Sembra servire, insomma, come dire. Sempre meglio averlo.